non ti fidare del pecoraro, pecora. Secondo i miei calcoli, sta pianificando qualcosa di terribile per te. Finirei come questa che l'hanno proprio rasata qua a zero. E poi alla fine gli raseranno anche la testa. Ma vediamo un assaggio di quello che aspetta questa pecora. Vediamo cosa succede invece ad una pecora che si ribella al padrone. Dead Gecai, Albanian. Murdered by the Swiss authorities in a Swiss torture detention center through code 02T on November 19th, 2010. His daughter got raped by a Swiss pedophile teacher, so Mr. Gecai went to the police, who told him that foreigners shouldn't go to the Swiss police. Then he got his gun and solved the problem himself by putting some 9mm slugs into the Swiss pedophile. Then he escaped to Albania, and the Swiss pulled all diplomatic strings for over 10 years to get him back, only so the Swiss vendetta could murder him. In order to eradicate all evidence, the Swiss officially kidnapped his daughter, Bizarta, already in 1991, and had Bizarta disappear forever. I went to his funeral, where his son told me that he couldn't breathe, his father. Allora, se non fosse chiaro, quest'uomo era un albanese che viveva in Svizzera e la figlia è stata molestata dall'insegnante elementare. Dopo aver sofferto molto e non diceva niente ai genitori, ad un certo punto non ce l'ha fatta più, ha detto tutto e il padre l'ha ucciso. Cioè, tu stai violentando una bambina delle elementari. C'è da parlare, c'è da giudicare qualcosa. Mettiamo per esempio che lui, invece di ammazzarlo, l'insegnante, fosse andato dagli amici suoi, no? C'è tutto un sistema che premia questi zozzoni, no? Sarebbe finita con niente praticamente. Quindi com'è finita la storia? Questa era una famiglia di 4 maschi e questa bambina. Nel fare le ricerche sul padre che gli avevano ucciso, uno di questi ragazzi muore anche, misteriosamente, quindi sicuramente è fatto fuori, perché stava cercando di capire perché era morto in carcere, no? Insomma, fatto fuori. Poi la bambina non si sa ancora oggi dove sia, sparita, l'hanno rapita e non si sa dove sta. Allora, questa può sembrare una storia che è proprio lontanissima, che è una cosa che non ci riguarda proprio, no? Però vediamo come piano piano stanno cercando di cambiare tutto anche qua nelle scuole, no? Siamo di fronte all'avanzata implacabile di una poderosa macchina da guerra che ha l'obiettivo preciso di conquistare con ogni mezzo una società sfibrata e senza più difese e di spegnere la sua vitalità, anche la sua fertilità. Fra un po' sarà impossibile per un genitore, per esempio, protestare perché nelle scuole, per esempio, insegnano ai bambini cose pornografiche ormai. Siamo di fronte al tentativo violento di imporre come naturale un'idea contro natura, di normalizzare la anormalità. Un italiano, per esempio, quando vede qualcuno dell'est, dice loro hanno la testa un po' calda. Non è che hanno la testa un po' calda, siete voi che siete morti. Ovviamente se tu non sei morto, io non ce l'ho con te, io ce l'ho con quelli morti. Se tu sei vivo, quello che cerco di dire è che noi che siamo italiani, albanesi, americani, russi, siamo tutti sotto controllo di questi animali che ci stanno controllando e piano piano uccidendo. La dimostrazione è che qui più delle volte è il genitore stesso che violenta la bambina, per esempio. Una cosa del genere in un paese così dell'est, e comunque parlo dell'est prima degli anni 90, perché anche da noi ormai hanno rovinato tutto ormai. Era una cosa inconcepibile, cioè che un genitore potesse addirittura così violentare la propria bambina, era inconcepibile. Come era inconcepibile anche in Italia prima degli anni 60. Poi piano piano, quindi con i paesi dell'Occidente li hanno degradati, gli hanno tolto la cultura dagli anni 50-60 in poi, dal dopoguerra diciamo. Invece con noi, siccome era un piano, dovevano creare questa differenza, con noi l'hanno fatto dopo gli anni 90, ma non è che noi siamo meglio, noi dell'est, e voi siete peggio. La stessa cosa poteva succedere se loro decidessero, se loro avessero deciso che l'est avrebbero violentato prima l'est e poi l'ovest, a quest'ora
voi dell'Occidente sareste più così col sangue caldo, diciamo, perché avreste ancora quella cultura che piano piano sta sparendo. Quando arriva al punto che noi non sapevamo manco fidare uno dell'altro alla fine, cioè tu dai la parola per esempio, però sai quante persone ti danno la parola, ma anche le cose più stupide, ci vediamo domani. Prima per esempio, una volta che davi la parola era quello, cioè è quello, punto, c'era un minimo di vergogna se non la mantenevi. Minimo. Cioè, se non veniva una persona deve essere successo proprio qualcosa, capito? Invece oggi è diventato. Ora, a proposito di così di mantenere la parola, no? Cioè io ti dico una cosa ed è quella, no? Spesso purtroppo ho a che fare con persone che non mantengono la parola, no? Come è successo ieri con Valentina. Stavo così cercando di vendere questa memory card. Quando ero uno zombie, diciamo, io giocavo con la PlayStation. Siccome mi è rimasta. Sono rimasto ancora un po' di giochetti del genere, così, e sto cercando di vendere, no? Però è un problema, perché siccome, diciamo, l'italiano non sa cosa significa mantenere la parola, non si vergognano di niente proprio. Insomma, dico a Valentina di... Senti, ok. Ora, dopo aver così confezionato tutto, preso il numero di telefono e dato al mio parente tutto, avergli spiegato tutto, dove si sarebbero viste tutto, tutto ok, lei mi conferma il tutto, Praticamente mi ha detto che purtroppo non è possibile, perché ha già... siccome stava al supermercato e ha visto un'offerta al GameStop, e lei l'ha presa. La mia reazione dopo questo cambio di idea è stata un po' aspra, diciamo. Le ho dato dello zombie, mostro anche, ma hai fatto parlare con un'altra persona, zombie. Non potevi resistere e mantenere la parola perché mi hai fatto fare tutte queste cose? E no, lei non capiva qual era il problema e si è incazzata per la mia reazione. Valentina mi ha detto che, ma scusa, ma io ti ho anche avvisato. Oh, grazie che mi hai avvisato, cioè io avrei mandato questo parente lì all'appuntamento e non avrebbe trovato nessuno, però tu per fortuna mi hai avvisato, grazie. La società non ti premia se tu mantieni la parola, ti premia se sei obbediente. Cioè, questa persona non tratterebbe mai male, per esempio, il capo, quello che gli dà i soldi. Qui, chi dà i soldi può fare quello che gli pare, e si vede anche da queste piccole cose. Ci hanno piano piano programmati qua e ormai in tutto il mondo ad accettare un sistema dove vince chi ha più soldi, capito? Non ti conviene, Valentina, trattarmi così di merda, trattare di merda quello che hai sotto solo perché paghi. Non ti conviene, perché la stessa cosa farà il tuo capo con te. C'è sempre qualcuno che sta sopra. Se noi siamo tutti, diciamo, abbiamo solo una persona che sta sopra, che è Dio, quello che ci ha creato. Però siccome appena dici questa parola qua, partono subito pedofili, preti, cose, no? Se noi capiamo quanto è importante questa cosa qua, che non c'entra niente con la religione, niente. È solo capire che abbiamo bisogno di fermare questi criminali che abbiamo intorno. Ok, praticamente quello che non capiscono questi, questo è un writer che ha scritto: questi disegni fate contenti bambini e nonne, bravi boy scout. Questi non capiscono che per avere il permesso per scrivere qua su questi muri qua, loro devono avere il permesso dai malati di mente, quelli che ci controllano, ragazzi. E quindi i nostri padroni vogliono questa roba qua. Un occhio solo, no? Il serpente, quello che ha ingannato l'uomo, che gli ha detto sì, prendi il telefonino, prendi la tecnologia, gioca che è bellissimo. L'occhio qua, del rettile. Ah, che bello, molto viva lei, no? Questa è la rana che bolle piano piano. Questi sono i nostri padroni, ragazzi. Che è sta roba? Che è sto schifo? Qui la gente passa tutte le mattine, devono essere programmati. Per esempio qui alla Bibbia c'è questo, no? Hanno messo questo. Lì sotto c'è scritto: qui ci manca tutto, non ci serve niente. Cioè, praticamente lo schiavo deve subire, deve stare zitto. Questi sono alla Bibbia questo, Centinaia di migliaia di persone prendono la metro qua e vedono sta cosa qua.
devi stare zitto a pecora, devi subire, non ci serve niente, soffriamo in silenzio, capito? È quello che sfugge a questi qua, a questi bambini qua, ribelli qua, non capiscono quanto è grosso la gabbia, vorrebbero sorvegliarci, saremo ingovernabili, sì sì. Fanculiamo Stato e padroni. Siete solo degli ignoranti, studiate, brutti tacchini. Il rosa dice tutto, eh? Non è arte così astratta questa. Questo serve per programmare le pecore. Ecco come vogliono la donna, così con le tette di fuori, così. Whore. Sì, guarda quest'altra troia qua. Che è sta roba? Chi sono sti malati di mente che hanno concepito questi disegni da malato di mente? Chi? Questa è la situazione reale, ragazzi. Questa è la situazione reale.